Avete presente il fotografo La Chapelle? È un fotografo, diciamo, pop, surrealista, fa queste immagini davvero coloratissime, molto particolari. Avevo fatto anche un video dove parlavo di lui. E diciamo che fa sicuramente parte di quei fotografi non necessariamente moderni o contemporanei, che vanno a utilizzare la fotografia come punto di partenza per andare poi a creare delle opere talmente lavorate, talmente photoshoppate che realmente della fotografia iniziale cosa rimane? E allora mi veniva in mente la domanda: c'è differenza tra un'immagine e una fotografia? È un argomento di cui magari visto se ne è parlato tante volte, però allo stesso tempo non penso ci sia stato comunque un arrivare a dire effettivamente questa è un'immagine, questa è una fotografia, c'è questa netta distinzione. Allora volevo utilizzare questo argomento così per intavolare un'altra discussione sempre riguardante la fotografia e cercare di capire quale effettivamente possono essere le distinzioni tra un'immagine e una fotografia. Quando possiamo dire che la fotografia è fotografia e poi c'è un limite magari oltre il quale smette di essere fotografia e inizia a diventare magari immagine, se poi effettivamente c'è questo limite. E un altro esempio che mi viene in mente è una fotografa australiana, se non sbaglio, Jane Long, che è forse un caso ancora più estremo perché lei in realtà va a prendere delle vecchie fotografie e poi le va a rielaborare. In questo caso è un po' più facile andare a dare una definizione, se proprio vogliamo, ovvero in questo caso secondo me parliamo di artisti digitali. Vai addirittura a scavalcare quello che è il mezzo fotografico, almeno un progetto specifico che ho seguito io di questa artista, poi in realtà non so altre cose perché non la conosco così bene. In questo caso andava a prendere delle vecchie fotografie in bianco e nero per poi andarle a colorare con Photoshop, andarle a rielaborare completamente, andare a creare proprio un qualcosa di assolutamente nuovo e diverso. E come dicevo, in questo caso secondo me nemmeno possiamo parlare di fotografia, sono più delle opere d'arte straordinarie, bellissime, quello che vogliamo. Però sebbene la base, il punto di partenza sia anche comunque una fotografia, poi lì c'è uno stravolgimento, poi tra l'altro fotografie immagino nemmeno fatte da lei perché sono fotografie anche datate. Poi però per il resto ci sono davvero tante fotografie che in un certo senso smettono di essere fotografie e diventano delle immagini, ovvero diventano secondo me dei contenitori, mi viene da pensare ad esempio a quella che è la fotografia pubblicitaria. Molto spesso, sebbene siano chiaramente sì delle fotografie di fatto, però vengono poi utilizzate davvero come contenitori, come veicoli probabilmente di quello che è poi un messaggio pubblicitario, e ci può anche stare. Per cui direi, almeno dal mio punto di vista, un punto fermo è sicuramente che una fotografia può anche essere un'immagine, viceversa un'immagine non può diventare una fotografia. E per immagine intendo una rappresentazione di una scena, di un soggetto, quello che è, ma non ottenuta attraverso il mezzo fotografico, bensì magari, non so, attraverso la creazione ad esempio del digitale. Non so dare una definizione di cos'è un'immagine, cos'è una fotografia, senza che poi le due cose si vadano a mescolare. E nemmeno comunque penso che bisogna andare a cadere in quello che è il pensiero un po' estremo, secondo me, un po' all'abengo per dire, non so, post-produzione uguale non più fotografia. Io non sono sicuramente un purista della fotografia, secondo me la post-produzione, ma come si è sempre fatta d'altronde, è vero che ci sono dei casi nel quale magari si esagera decisamente, però penso in fin dei conti che il fine vada comunque a giustificare il mezzo. Per cui anche andando a utilizzare in maniera massiccia quelli che sono i mezzi della post-produzione, del fotoritocco, eccetera, se sono ben utilizzati, se ci danno comunque un buon risultato, perché no? Io, per quello che è il mio modo di fare fotografia, rimango sempre più legato a una visione forse più classica, tra virgolette, della fotografia, per cui davvero la post-produzione, secondo me, è un qualcosa che va dosato davvero per andare a ottimizzare magari determinate cose, determinati aspetti della fotografia, ma senza per questo andarne poi ad abusare. Salvo con rare eccezioni nel quale più per motivi commerciali che altro, ho dovuto un po' così, no? Qualche fotomontaggio qua e là, anch'io l'ho fatto, per cui. Non so, ditemi voi cosa ne pensate al riguardo, se avete un'idea più chiara di quella che è un'immagine, una fotografia, oppure se esiste realmente questo limite oltre il quale una fotografia non è più tale ma diventa immagine, oppure è tutto un discorso così mellifluo, tanto mi escono questi termini così. Ditemi un po' cosa ne pensate, così ci scambiamo un po' di opinioni e basta. Dai, ci vediamo al prossimo video.